A cavallo dell'onda. Questo è il brano alla pagina 8 del nostro secondo fascicolo di Aaron. Allora, è un brano di 16 battute. Ci sono 4 righi di 4 battute ciascuna. Cosa dobbiamo guardare? Cosa dobbiamo osservare prima di partire? Intanto che c'è un bemolle. E ormai noi abbiamo imparato che quando troviamo un bemolle all'inizio del pentagramma sappiamo di dover suonare la nota Si sul tasto nero anziché su quello bianco. Dovunque si trovi, qualunque sia il Si che noi troviamo scritto, non lo suoneremo sul tasto bianco ma sul tasto nero a sinistra. Poi c'è una cosa particolare in questo brano. La melodia non è affidata a una mano soltanto, ma è divisa un po' tra destra e sinistra, che si alternano. E l'accompagnamento è veramente una parte piccola piccola che viene suonata dalla mano destra, ma è veramente composta da poche note. E come dobbiamo iniziare e come si scambiano queste due mani? E come ce ne accorgiamo soprattutto? In questo modo. Le prime tre note della melodia vengono suonate dalla mano destra, do, la, fa. Ci sono poi altre tre note che sono addirittura unite, proprio per farci capire che il discorso, come dire, musicale, la frase, parte dalla mano destra, ma poi si trasferisce alla mano sinistra, che suona anche lei, do, la, fa. Ovviamente lo suona più in basso, questo è il do centrale e questo do invece è quello che sta più a destra. Poi io qui vedo MD, che vuol dire mano destra. Dopo che la mano sinistra ha suonato Do, La, Fa, questo Mi è suonato dalla mano destra, che quindi si sposta mentre la mano sinistra sta suonando. Si sposta e deve spostarsi, diciamo, abbastanza rapidamente per arrivare in tempo quando è il suo momento di suonare. E suona Mi, Re, Mi. Questo Do poi viene suonato nuovamente dalla mano sinistra e quindi mano destra, mano sinistra, mentre la sinistra suona, la destra si sposta per essere pronta a suonare queste tre note e mentre la destra suona è la sinistra che si prepara di nuovo per essere pronta a suonare questo Do con il mignolo, perché il nostro mignolo aveva suonato come ultima nota il Fa. Poi mentre la sinistra sta suonando questa nota, la destra ritorna al suo posto e suona le sue poche note di accompagnamento, dove c'è un Mi e anche un Si, che dobbiamo ricordarci che è bemolle. Questo piccolo schema con due battute in cui le mani si danno un po' il cambio e altre due battute dove ogni mano ritorna al suo posto, si ripete anche nei righi successivi. Anche nel secondo rigo abbiamo la destra che inizia su delle note diverse, stavolta Re, Si, Sol. La sinistra che continua e ripete le stesse note che ha suonato la destra, Re, Si, Sol, e la destra si sposta per essere pronta a suonare Fa, Mi, Sol, e mentre la destra suona si sposta anche la sinistra per essere pronta di nuovo a suonare la sua nota. E lo stesso movimento, lo stesso gioco di spostamento delle due mani funziona in questa parte e in questa parte. Allora, suono il primo rigo, dove la mano destra parte dal Do e anche la sinistra, ma dal Do più in basso, cioè sul Do centrale. Ecco, il piccolo accompagnamento è semplicemente questo della mano destra. Quindi ripeto questo primo rigo e aggiungo il secondo, che è molto simile ma suonato su note diverse. A questo punto il terzo rigo è identico al primo.
quarto rigo è molto simile al secondo, ma con una piccola differenza, perché ovviamente deve essere la parte finale. Abbiamo una nota molto lunga. Questo fa che è legato al fa successivo, per cui diventa un fa unico, una sola nota, che vale, che dura, tre numeri più due. Quindi questo è il quarto rigo. A questo punto, tutto il brano dall'inizio alla fine.